Salve a tutti, io sono Nidio e questa è la 4P. Oggi siamo qua a parlare di un argomento piuttosto spinoso. Siamo qua a parlare del futuro del gioco da tavolo. Il mondo digitale in generale sta sempre più prendendo piede nelle vite di tutti i giorni, al di fuori del gioco da tavolo, anche in qualsiasi campo, che non solo nel divertimento, nell'ambito ludico, ma anche proprio nella vita di tutti i giorni. Gli acquisti online stanno diventando ormai un'abitudine. E per questo motivo anche il mondo dei giochi da tavolo si sta un po' rivoluzionando, si sta adattando a questo cambiamento. E oggi in questo video voglio fare un po' di riflessioni relativamente a quello che potrà essere il futuro del gioco da tavolo alla luce di tutto quello che sta succedendo in questo periodo. Parto con il dire che io sono un bischero qualunque, quindi io faccio solo riflessioni a caso, ma potrebbero essere del tutto sbagliate, anzi sicuramente lo saranno, ma questo video vuole avere lo scopo di parlarne insieme, scrivere nei commenti. Io come sempre non ho tanto tempo per rispondere, ma vi leggerò tutti i commenti, quindi poi alla fine di questa riflessione che sto per fare fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. L'idea di questo video è nata a seguito di un evento piuttosto recente che in realtà, preso a sé stante, non è che sia un evento così proprio che cambia il mondo intero, però nel marasma di tutto quello che sta succedendo, non solo ultimamente, ma diciamo proprio negli ultimi anni, è un evento anche abbastanza importante. Sto parlando dell'acquisizione di Board Game Arena da parte di Asmodee. Cos'è Board Game Arena? Se non lo sapeste, ho fatto un video in realtà penso più di un anno fa in cui ne ho parlato, ed è una piattaforma online dove è possibile giocare in digitale ai giochi da tavolo. Ne esistono altre di piattaforme, però in particolare Board Game Arena ha avuto un ampio successo durante il primo lockdown che c'è stato a causa del Covid, e perché molte persone, non potendosi ritrovare fisicamente, hanno optato per utilizzare un sito peraltro gratuito, al di là dell'abbonamento che a mio parere è quasi obbligatorio, però insomma diciamo un sito gratuito per poter giocare ai giochi da tavolo, una versione un po' stilizzata, una versione che non sarà il massimo, non è assolutamente come giocare fisicamente a un gioco da tavolo, però ha avuto un ampio successo, e questo successo ha permesso a Board Game Arena di non passare inosservata agli occhi di Asmodee, che ha deciso di acquistare la piattaforma, cosa che di fatto non è che cambierà molto. Cioè Board Game Arena rimarrà sempre così, i giochi che c'erano rimangono quelli, verranno comunque anche i giochi che non sono Asmodee verranno messi su Board Game Arena, però ecco, si faciliterà un pochino la trasposizione digitale dei giochi di Asmodee, visto che c'è proprio questa collaborazione diretta. Ora, questo evento di per sé è un evento, nel senso che tutto sommato può sembrare un evento come un altro, un'azienda che compra una piattaforma, beh, che cosa sarà mai? Però dobbiamo considerare che sì, il gioco da tavolo in digitale esiste da molto tempo. Sì, è vero, le aziende si sono sempre un po' interessate a questo mondo, portando i giochi sia dal fisico che in digitale, però non, a quanto ne so io, poi magari c'è stato, però non penso ci sia mai stato un interesse così tanto diretto di un'azienda di dire ok, compro addirittura un sito dove vengono messi tutti i giochi da tavolo online. E in un certo senso per un'azienda che avrà dietro delle persone che studiano tutti i vari fenomeni a giro per il mondo, vorrà dire che è stato visto che c'è un certo interesse per il futuro in una piattaforma del genere. È stato visto che probabilmente come prospettiva futura il gioco da tavolo diventerà sempre più digitalizzato. E se questo può far paura, non è detto che avverrà sicuramente, ma in questo video ora voglio poi parlarne un po' più nel dettaglio, ma per parlarne nel dettaglio voglio un attimo allontanarmi dall'ambito giochi da tavolo. Tranquilli, tutto quello che dirò ora è poi correlato al discorso giochi da tavolo, quindi poi ci ritornerò sui giochi da tavolo, ma voglio fare una parentesi su un altro medium, un altro medium che ha avuto un trattamento, se vogliamo, abbastanza simile, pur con le sue differenze. Sto parlando dei videogiochi. Nel mondo videoludico, non importa neanche tornare indietro di tanto tempo, diciamo una quindicina d'anni, io ricordo che con i miei amici, Massi, Piddu e tutti gli altri, ci trovavamo varie volte per giocare insieme a miliardi di videogiochi, a dire il vero, però sulla stessa televisione. Se 15 anni fa mi avessero detto guarda, fra un po' di tempo, fra qualche anno non vi troverete più per giocare, vi incontrerete online con una chat vocale e giocherete lo stesso, beh, se me l'avessero detto 15 anni fa io mi sarei messo probabilmente a ridere. Ora, 15 anni fa forse aveva già preso piede abbastanza, forse un po' di più, ma insomma avete capito il concetto. Sì, capita di trovarsi con gli amici, vado a casa, ora non in questo periodo è chiaro, ma vado a casa di un amico a giocare, mi ritrovo a giocare, però più spesso capita di dire ok,
ci troviamo online, parliamo con Discord, con TeamSpeak, con quello che volete e giochiamo online a quel gioco. In questo modo, invece che trovarsi una volta alla settimana per giocare a casa tua perché gli altri giorni ho impegno di qua di là, possiamo trovarci anche tutti i giorni a quell'orario tipo dopo cena, che sennò mi sta a fatica uscire il giorno dopo lavoro. In un certo senso questa evoluzione del mondo online ha facilitato molto lo scambio fra videogiocatori che hanno potuto giocare anche a distanza e aumentare in realtà le ore di gioco che facevano. Si è perso un po' quel contatto umano. Per quanto riguarda i videogiochi però non è solo finita qua, ma in modo graduale insieme all'evoluzione dell'online è aumentato anche molto il digitale. Qualcuno può dire: ma i videogiochi sono già digitali? Beh, i dischi non lo sono, cioè i dischi su cui gira un videogioco non lo sono, ma nel corso del tempo, penso lo sappiate anche se non siete magari all'interno del mondo dei videogiochi, il videogioco digitale ha preso sempre più piede, tanto che oggi molte catene di videogiochi, anche molto famose, stanno trovando difficoltà ad andare avanti proprio perché il fisico viene venduto sempre meno. E io ribadisco, io qualche anno fa mi ripetevo a me stesso: no, io continuerò sempre a comprare i giochi in formato fisico perché è bello il disco, ma è evidente che piano piano anche io mi sto un po' lasciando prendere dal fatto che il digitale costa meno, non importa andare a prenderlo in negozio. È una cosa brutta da dire, me ne rendo conto, ma è un'evoluzione quasi evidente per rimanere a passo con i tempi. Indubbiamente, per quanto riguarda i giochi da tavolo, il lockdown ha dato un duro colpo al formato fisico dei giochi da tavolo. Quello che mi è apparso evidente è che c'è stato un aumento veramente enorme, spropositato, dei numeri per quanto riguarda invece il gioco da tavolo in digitale. Come dicevo prima, Board Game Arena è forse l'esempio che è più sulla bocca di tutti, ma anche lo stesso Tabletop Simulator e Tabletopia, più ce ne sono anche altri ovviamente di piattaforme, hanno avuto un aumento dei numeri significativo, cosa che evidenzia come le persone, non potendosi trovare a casa degli amici, non potendo fare le solite riunioni da giocatori da tavolo, hanno detto: vabbè, però non voglio perdere la mia passione per il gioco da tavolo, quindi o gioco da tavolo in solitaria, però sì, è bello, è divertente, però mi piacerebbe anche rivedermi con i miei amici, oppure gioco da tavolo con i miei amici a distanza, con la webcam, ognuno però deve avere il gioco da tavolo, per alcuni giochi si può fare ma diciamo è piuttosto limitato, o infine gioco a quegli stessi giochi da tavolo ma nel formato digitale, quindi sì, o magari anche tridimensionalmente, perché Board Game Arena sì, è tutto carino, funziona bene e tutto, però digitalmente in due dimensioni insomma non è che renda bene ogni gioco da tavolo, però tipo Tabletop o Tabletopia hanno invece la possibilità di vedere tridimensionalmente le miniature e alla fine non è come avere quella miniatura in mano, però il gioco rende abbastanza bene. Siamo a distanza, dobbiamo scendere a un compromesso, direi che è un ottimo compromesso. Quindi c'è stata questa evoluzione del gioco da tavolo in digitale. La domanda ora è: quando, sperando prima o poi di ritornarci alla normalità, quando torneremo alla normalità? Questa evoluzione che c'è stata, questo incremento dei numeri nel digitale, si manterrà tale o aumenterà, oppure invece le persone torneranno sempre e comunque a giocare al gioco da tavolo fisico? Allora, secondo me è abbastanza evidente che non è una cosa netta del tipo: ah ok, possiamo ritornare a vederci, no, io però sto bene in casa mia, me ne sto qua. Non sarà così, cioè appena ci sarà la possibilità di rivedersi anche noi non vediamo l'ora di poter tornare a rigiocare a tutti i giochi da tavolo dal vivo, e questo è indubbio. Però questo aumento del digitale sicuramente porterà una sera a settimana magari a dire: ok, no, ci vediamo, sì, però perché non facciamo online? Tanto tutti abbiamo quella piattaforma, possiamo vederci online e giocare lì, in fin dei conti, tanto parliamo a distanza, se volete attiviamo le webcam, ci vediamo lo stesso e giochiamo online senza dover venire da te, che c'è consumo di benzina, c'è la fatica di dover venire, il giorno dopo mi devo svegliare presto. Come vedete, saranno, a mio parere, le stesse motivazioni che ci sono state nel tempo per l'evoluzione digitale del videogioco. Non è finita qua però, perché sì, è sia una questione di comodità, però nel tempo si evolveranno anche le tecnologie per far apprezzare anche materialmente il gioco da tavolo a distanza. Cioè, capisco bene che una cosa che per ora non ho detto, che differenzia molto il mondo dei giochi da tavolo dal mondo dei videogiochi, e che perciò non è detto che il mondo dei giochi da tavolo avrà la stessa evoluzione, è che nei giochi da tavolo ci sono delle miniature fisiche, cioè c'è
tantissimo di materiale fisico davanti a me che mi piace toccare, cioè quel collezionismo, un pochino quel feticismo per il fisico che, ok, lo voglio avere perché è bello da avere, eccetera. Però per quanto riguarda collezionismo, vabbè, io lo lascerei come discorso a sé stante, perché diciamo che se a una persona piace comprare la scatola non tanto per giocare ma per avere le miniature, quello è più appunto un discorso di collezionismo. Però il giocatore da tavolo vero e proprio, quello che compra il gioco per giocarci, ogni tanto secondo me si troverà di fronte a questa scelta: prendo il gioco in digitale o lo prendo nel formato fisico. E attenzione, io non sto sperando che ci sia questa evoluzione, ma a mio parere in futuro diventerà sempre più frequente questa domanda: lo prendo in formato fisico o digitale? E per quanto vi possa far paura questa prospettiva, e un po' fa paura anche a me come me l'ha fatta a suo tempo per la questione videogiochi, penso, temo che il tutto sarà anche guidato da una questione economica, di comodità, perché ad un'azienda in futuro potrebbe addirittura convenire dire: ok, ma io chi me lo fa fare di stampare questo gioco se tanto poi la gente me lo compra in digitale? Anzi, addirittura le vendite in digitale saranno maggiore, io non devo spendere di produzione proprio fisica del gioco, devo solo fare delle miniature comunque belle, ma che poi si vedranno tridimensionalmente, uno tridimensionalmente se la potrà guardare, girare, osservare tutta, ma non devo produrla, non devo spedirla, non devo fare niente. E non escludo che in futuro ci saranno proprio delle case che proveranno a dire: sai che io invece di metterlo sul mercato lo metto solo in digitale, proprio fatto come un gioco da tavolo fatto e finito, però solo in digitale. Non ho spese, cioè ho tutte le spese, sì, grafiche, tutto ovviamente ce l'ho, però non ho poi spese tutte quelle amministrative di produzione e di creazione proprio del contenuto fisico. E non si parla solo di un risparmio per la casa editrice, si parla anche di un risparmio poi per l'utente finale, perché quello Zombicide che puoi comprarti a 100€, 90 quanto è, in formato fisico, lo puoi prendere a 10€ in formato digitale. E allora ti domandi: ok, sì, bello il formato fisico, ma motiva la differenza di 90€? Per me, se me lo chiedete in questo momento, sì, però in futuro non so come evolverà il mio pensiero e come evolverà in generale questo mondo. Oltretutto un'ultima piccola riflessione per quanto riguarda ad esempio la realtà virtuale. La realtà virtuale è un argomento che forse spaventa ancora di più le persone, quindi non se ne parla molto, ma la realtà virtuale sta piano piano prendendo sempre più piede nelle vite di tutti i giorni, e quella che sembra fantascienza, come sono stati fatti film al riguardo, come Ready Player One, però sta diventando veramente reale, perché sì, ci sono dei visori che permettono veramente di stare in una realtà alternativa e giocare in un modo alternativo, e questo, vabbè, influenza il mondo dei videogiochi in un altro modo che non ci interessa, ma il mondo dei giochi da tavolo anche, perché l'altro giorno con il visore a realtà virtuale ho visto c'era ad esempio Carcassonne in realtà virtuale. Ora, non l'ho ancora provato, però ti trovi proprio in un ambiente che puoi scegliere te, di fatto. Ora non so se proprio in quel gioco si può scegliere, ma sicuramente in futuro ci sarà un'evoluzione del genere, che puoi scegliere dove stare, puoi stare a giocare a Carcassonne in mezzo ad un campo, e nel frattempo avere tutti i materiali lì, vedere le persone. Certo, vedi un avatar di quella persona, però vedi le altre persone e puoi prendere in mano, è molto intuitivo anche il prendere in mano i componenti, girarli, muoverli, mescolare il mazzo. Voi dite: non è come avere il componente vero, e sono d'accordissimo, è un'affermazione giusta al 100%. Però a volte la comodità e il risparmio, anzi molto spesso, guidano un po' il mercato. E nonostante ci faccia paura, nonostante mi faccia paura un'evoluzione del genere, forse sarà naturale e forse dopo che avverrà questa evoluzione non farà più così tanta paura. Scusate, aggiungo questa nota con un audio e un video un po' diverso, un po' terribile l'audio, sono d'accordo, ma perché mi sono dimenticato di dirla durante il video. Il gioco da tavolo in digitale potrebbe avere in futuro anche un vantaggio ulteriore che non è da sottovalutare, ovvero in digitale sarebbe possibile mettere un regolamento guidato, cosa che sì, tramite applicazioni eccetera, nel mondo del gioco da tavolo fisico esiste di già, però in digitale potrebbe esserci un vero e proprio aiuto, cioè ti dice proprio passo passo cosa fare, ti risolve lui eventualmente problemi di regolamento, ci potrebbero essere molti meno errori, anche per gli autori potrebbe essere meglio. Quindi questo è un vantaggio ulteriore. È su questo che voglio ragionare nei commenti. Io spero di avervi dato un po' di spunti di riflessione, perché ho cercato di non scendere sul banale del tipo il futuro sarà il male. No, per me il futuro e l'evoluzione tecnologica è sempre
quasi, non sempre, ma quasi sempre un bene. In questo caso dei giochi da tavolo, a me piace tantissimo il formato fisico, ma immaginate di poter, ora vabbè, per me sarebbe scomodo perché mi fa comodo come sfondo, ma immaginate di poter risparmiare tutto questo spazio. Quante persone, familiari, mariti, mogli, genitori, eccetera, sarebbero contenti di non avere in casa tutte queste scatole, in mezzo alle scatole, e poter dire, ok, sto davanti al computer e gioco a un gioco, o con un visore a realtà virtuale. Io spero di non avervi inquietato e di non avervi messo i brividi con questo video, perché a me a parlarne un po' di brividi vengono. Parlare del futuro in questo modo, un po' di inquietudine me la mette. Però spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Mi rendo conto, in questo video io mi sono esposto con un po' di opinioni personali, cioè io vi ho detto come secondo me evolverà il mondo dei giochi da tavolo, e che secondo me seguirà, nonostante il fatto che ci sia proprio il piacere dell'avere una miniatura, secondo me seguirà comunque la stessa evoluzione che c'è stata nel mondo dei videogiochi. Non è una cosa che mi auguro, è secondo me succederà questo. Cosa succederà davvero non lo posso sapere, perché come vi dicevo all'inizio del video sono un bischero qualunque. Io spero che vi abbia fatto piacere questo video di riflessione, come ho detto ogni tanto mi farà piacere portare in modo così rilassato questa tipologia di video. Come vedete sono anche proprio, come direi, proprio stravaccato qua sul divano, comodissimo nel parlarvene, e spero che vi faccia piacere. È più un podcast quasi, questo video lo potete vedere anche, lo dico alla fine giustamente, però lo potete vedere anche semplicemente ascoltandolo, tanto le immagini che ho messo sono un po' più per spiegare quello che sto dicendo, ma penso si capisca bene anche senza le immagini. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento, in questo sproloquio durato un bel po' di minuti. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.